Allora dimmi, dimmi Cristiano. Niente, praticamente adesso siamo tornati a Assisi, no? Perché il professore ha requisito un casale, no? Ah, requisito. E là dentro saremo all'incirca la settantina, 70 ragazzi. 70 ragazzi. Ci saranno handicappati, orfani, infine nessuno, ex ladri. Pure i ladri, cioè. Ex. Scusa Cristiano, io non ho ancora capito bene, ma che attività svolgete in questa comune? Studiamo e lavoriamo, studiamo alcune nozioni di comportamentologia, di ecologia, di psicologia. E poi l'inverno invece lavoriamo, lavoriamo il vimini, facciamo cestini, cestelli, tappetini. Capito? Tavolinesi. Sì, ho capito, ma ti piacciono i cestini? Moltissimo, papà. Ma in gamba sa sto professore. Sì, Ammazza, no, che c'ha se lauree, sai. Ti insegna poi un sacco di cose. Sono contento. E poi c'è una grande personalità. Vedi, Cristiano, mentre sono felice che tu hai trovato questo grande maestro di vita, nello stesso tempo mi dispiace che ti sei affezionato a lui e adesso ci dobbiamo salutare. Dai, su, papà, non mi dico così. Ferma, che siamo arrivati a Ponte Sisto. Ferma un attimo. Sì. Mo che faccio, scendo? Certo, scendo, non scendo. Carmela, dove state? Cristian! Ma che ti? Oh! Ma dove stanno questi? Ci stanno più, papà. Ma come ci stanno più? Ma avranno aspettato un pochetto e poi se saranno andati. E tu vieni a casa, perdi tempo a fare la guardia, il pazzo, il beccaccino, certo che questi se ne vanno. Meno male che ci stai dentro. No, su, che meno male. Sto già con 2 ore di ritardo, sono le 10. Che facciamo adesso? Senti che idea, papà. Tu tanto devi fare la stessa strada nostra che l'Aurelia, sì, no? Eh? E beh, poi che con una macchina come questa non ce la facciamo a ripiarli? Come non ce la facciamo a ripiarli? Li dovremo ripiarli. E dai, andiamo? Tu spegni tutto al massimo perché tanto dobbiamo ripiarli prima del brivio. Sì, al massimo. Andiamo. No. Cristian, puoi cominciare? No, non ti rimetti a fischiare. Guarda piuttosto che vedi questi. Accelera, papà, che è quel cippone. E mi mandi a sbatte, mi mandi, sono tutti la macchina. Dai, dobbiamo arriviare, perché se non arriviamo, quelli si imbucano nei percorsi alternativi, per noi è finita, eh. Che vuol dire percorsi alternativi? Significa che si buttano dentro i paludi, dentro le salite, le discese, tutte strade pietrose. Io lo dico per Sì, ci mancherebbe pure questo, ma sono macchina nuova. Fermo. Via a destra qua. Sì. La mappa vedere? Sì, ma questa è una automobile, capito? Non è un razzo. La pannocchia con il simbolo del gabbiano, il codice mio. E capirai, strada abbandonata. Sono di qua, va avanti. Ma dove mi porti? Non ti preoccupare, stanno qui, va avanti. Questa è una macchina nuova. A testa, vieni giù, non vedi ci sono le gambe. Fammi sto a vedere. Stacchi la pelle. Ero così contento stamattina, così felice. Però c'avevo un presentimento. Ma che vuoi? Chi ci andava a pensare a quello che mi sarebbe capitato? La macchina nuova, il viaggio. Ah, che felicità. Sono alla porta, chi è? Sei tu? Sei arrivato tu? Sono arrivato io e combatto, rovinavo tutto, dai. Allora dillo che sono dillo. Un picoglione, dai, io non mi offendo. Capirai, se lo dico, sì, è la verità. Hai rovinato, sì. Guarda dove mi porti, abbiamo 2 matti, chi siamo?